Buongiorno a tutti, grazie per essere venuti in questa particolare lezione, particolare perché oggi praticamente ricordiamo il ventennale della fondazione del Circolo. Il 24 febbraio di 20 anni fa, una prima riunione domenicale, la prima conversazione, così la definì Bianchi, si avviava l'attività del Circolo Rossetti. Quindi noi abbiamo trovato questo documento che attesta questa cosa, abbiamo voluto ricordare questa ricorrenza, per noi è molto importante, inaugurando oggi, diciamo, ricordando con un piccolo pensiero per voi il ventennale, ricordando Giovanni, e inaugurando una Open Week, una settimana aperta in cui siamo aperti a tutti i vostri contributi, in cui vi prego di restituirci le vostre impressioni anche sia sul corso sia sull'attualità politica attuale, le vostre considerazioni, le vostre critiche attraverso i vostri canali, ma anche qui come state facendo già dal vivo, attraverso i nostri canali, la nostra email o la nostra pagina Facebook, potete scriverci le vostre impressioni, le vostre opinioni, diciamo, sull'attualità, e noi le faremo nostre. Poi faremo poi più avanti un evento in cui restituiremo, diciamo, la risultanza di questo lavoro che vogliamo fare insieme a voi, questo lavoro condiviso. 20 anni fa quindi nasceva il Rossetti, e noi abbiamo voluto ricordare questa cosa invitando quello che può essere preso un po' da esempio, diciamo, un nostro socio fondatore, cioè Giambattista Armelloni, che è stato, cioè, abbiamo qui le prove, lui era anche iscritto al primo corso, quindi è nei nostri archivi, è compromesso con noi. dopo tanti anni poi passati al servizio del bene comune, adesso è anche impegnato in una competizione elettorale, quindi ci è sembrato proprio rientrare pienamente in quel tipo di persona che il Rossetti cerca, che cerca di formare. E noi lo diciamo sempre, noi cerchiamo di formare quadri politici, non un cielo, ma quadri, cioè persone che, continuando a fare il loro lavoro al servizio del bene comune, riescono anche in qualche caso a tentare un passaggio ulteriore, se riesce, quando riesce, perché questo è il modo migliore che noi intendiamo per fare poi della buona politica. Ogni tanto ci vengono delle indicazioni del tipo: ah, ma voi dovreste essere un po' più pressanti nei confronti delle forze politiche. No, noi cerchiamo di lavorare sulle persone, abbiamo sempre fatto così, e speriamo poi che ogni tanto venga fuori qualche buon frutto, anche se secondo noi i frutti buoni vengono già nel quotidiano, perché quando tutti voi restituite nella vostra azione quotidiana, nelle associazioni, nella vita familiare, un piccolo pezzo di quello che studiamo qui insieme, quello per noi è già un modo piccolo ma importante di fare politica, di diventare dei quadri politici. Quindi, dette queste poche battute iniziali, io passo subito la parola a Giambattista, che ci teneva a ricordare quei momenti iniziali del Circolo e come poi, non so, questo lo dirà lui, come ha inteso poi andare avanti, ma sicuramente la sua presenza qui è proprio la testimonianza di quello che abbiamo in qualche modo fatto in questi 20 anni. Grazie a tutti. Fino in fondo non mi sono preparato, quindi è proprio un semplice saluto, dicendo che manca molto, allora, l'insieme dell'intelligenza di Salvatore con l'intelligenza di Giovanni e con l'intelligenza di Pino Protta. Avendo potuto assaporare in alcuni momenti molto belli anche della nostra esperienza, l'insieme in sostanza delle riflessioni e anche la qualità e anche, diciamo, la visione rispetto a quelli che sono stati i precedenti appuntamenti, che hanno accompagnato anche scelte, mi sembra, coraggiose e nel contempo anche vincenti, qualificate. In questo momento devo dire che siamo in un deserto e niente, penso che la dimensione della formazione, del ripartire sempre, sia
elementi importanti. È vero, quando si partì il clima era altrettanto problematico e difficile, era molto difficile perché c'era stata praticamente la chiusura della stagione politica dei grandi partiti e si affacciavano populismi, le stesse cose che succedono in questo momento, promesse che poi si sapeva che non erano mantenute, quindi si giocava sulla buona fede delle persone, oppure chi incentivava la paura. Il quadro era abbastanza simile. Diciamo che, ahimè, in questo momento poi c'è anche lavorare il lutto rispetto a una grande stagione che avevamo costruito, rispetto anche al tema dell'Ulivo e quant'altro, che onestamente in questo momento sta venendo meno. Questo non significa assolutamente, per la speranza che sta nei nostri cuori e anche proprio per la testimonianza che questi nostri amici ci hanno dato, assolutamente non bisogna desistere. Di nuovo ci si mette in marcia, ci sono tempi in cui si sta su valli ubertose e tranquille, in altro si attraversa il deserto, ma io penso che in ogni caso il cammino va fatto. È chiaro che in questa strada avere degli amici che riflettono e hanno anche proprio una marcia in più ti dà un po' più di serenità al cuore. Termino dicendo che lungo tutto il suo percorso io penso che invito anche a rilanciare proprio in termini di formazione i due ultimi libri che per me sono anche i suoi due capolavori dal punto di vista mio. Sicuramente nella ricerca anche proprio spirituale e di senso La Madonna del Bocco, a mio parere, è una lettura laica e nel frattempo altamente spirituale. E accanto a questo il Resistenti senza fucile penso che sia veramente uno strumento anche proprio per alfabetizzare e far crescere praticamente nelle coscienze dei nostri giovani proprio questa grande la possibilità in sostanza di rilanciare i valori costituzionali e qualificarsi. Salvatore Natoli, sono qui molto attento perché è preziosissimo sempre la sua collaborazione. Salvatore, un aneddoto, Camaldoli, avevamo chiamato a parlare sul tema del potere, il tema del denaro. Allora, mi ricordo che aveva la paginetta, aveva un foglietto così, parlò per un'ora e mezzo. Io sto cercando disperatamente quella registrazione perché dal punto di vista proprio della lettura del potere, dal punto di vista del tema del come gestire il denaro, il tema degli idoli in sostanza, che poi sono riverberati anche in alcuni suoi libri, fu un vero capolavoro. Mi raccomando Salvatore, abbiamo bisogno ancora di te, sono qua proprio anche per riconoscere l'importanza che tu hai un po' per la nostra riflessione, per il nostro anche modo di orientarci. Devo dire che la stagione quindi, proprio in nome di Giovanni, non finiamola, ma con grande grinta avanziamo. Quindi auguri. Grazie Luca e grazie ad Armelloni che intervengono anche a contestualizzare queste nostre ispirazioni nel corso di formazione politica, dandogli anche una venatura concreta, visto che abbiamo un orizzonte a breve in cui c'è un impegno che dobbiamo ricordare e quindi la presenza oggi di uno degli amici fondatori, per chi invece come me è arrivato dopo, costituisce un sano ricordare dove stiamo andando e da dove siamo partiti, quali sono le spalle dei giganti su cui ci siamo posti, come si dice, no? E quindi questo è una forma di ringraziamento, quella della sua presenza, che sicuramente ci incentiva a migliorare la nostra riflessione. Ecco, abbiamo, visto che festeggiamo i 20 anni del Dossetti, del Circolo Dossetti, abbiamo questa tematica che portiamo oggi, che è quella della fiducia, il tema del fidarsi, sulla base di un volume
prezioso e recente di Salvatore Natoli, intitolato Il rischio di fidarsi, e che non è un libro meramente filosofico, devo dire. Io ho formazione giuridica, mi sono trovato molto a mio agio nel leggere queste pagine, perché ricolloca su una serie di piani argomentati con la consueta logica fine che conosciamo di Salvatore Natoli, una serie di argomentazioni che sono importanti per capire come occorra approcciarci all'argomento non solo sociopolitico, ma anche a quelle che ne sono le premesse più importanti, cioè come rifletto sugli argomenti del contemporaneo e come mi posso fidare di determinate questioni che mi vengono poste in una società estremamente complessa. Quindi parlare di fiducia significa indagare i luoghi del potere, che è il titolo del corso di formazione politica quest'anno. Quindi fiducia è un concetto che non è astratto, è un concetto estremamente concreto, che viene ripercorso secondo uno sviluppo di più piani. La fiducia nasce nell'intimo, come ben sapete, è una questione che viene dal nucleo più profondo della nostra volontà, della nostra disponibilità, ma poi naturalmente ha un riflesso di natura sociale e ne ha uno anche di natura, dovremmo dire, sovrannaturale, o quantomeno che ci avvicina alla massima espressione della nostra interiorità, quella che ci permette di comunicare con i temi degli assoluti. Se mi fido, se esco fuori da me, necessariamente devo pormi delle domande che non sono solo relative al contesto o alla persona, ma anche al mio modello di fidarmi, a cosa sto pensando quando mi fido di qualcuno, di qualcosa. Ecco, questo argomento si sposa perfettamente con il tema della politica, il tema della società. Ora, interessante vedere alcuni di questi argomenti trattati, che fanno parte di questa mia piccola introduzione, a cui poi affido qualche riflessione che confido possa trovare poi spiegazione migliore da parte di Salvatore Natoli. La fiducia, dicevo, fa parte di un tema di convincimento personale, che però ha un tratto di base importante, uno dei motivi per cui siamo qui oggi e facciamo anche un corso di formazione politica, che è un tema di conoscere. Wittgenstein, che viene richiamato all'interno del volume, fa un esempio molto chiaro in questo senso. Dice: esiste un'ingenuità della fiducia, i bambini si fidano come si fidano, visto che dispongono di poche informazioni all'inizio, no? E dice: certo, anche i bambini, prima di iniziare i cosiddetti loro giochi linguistici, cioè nell'interagire, nel comunicare con la sfera di un mondo che non conoscono, devono però apprendere prima qualcosa. Anche nel perfidarsi dei propri genitori devono acquisire degli elementi per poter stabilire un contatto diretto, che possono essere anche estremamente concreti. La fiducia è legata alla conoscenza, quindi se conosco determinati presupposti posso individuare il motivo del mio fidarmi. Se non ho elementi sufficienti di informazione mi posso fidare anche male, perché non ho riconosciuto delle priorità e posso accedere a una relazione in maniera non opportuna, non sufficientemente fondata nel mio affidarmi. Ora, il punto è: qual è quella conoscenza che mi permette di accrescere correttamente la fiducia e si impiega nei rapporti? Bisogna tenere conto della storia che abbiamo avuto, una storia degli ultimi soprattutto 200 anni, 300, in cui perfino il discorso scientifico, che è importantissimo nell'ambito della formazione delle nazioni e dello sviluppo anche di percorsi politici, si è posto il problema del come costruire una fiducia generalizzata. Qual è la narrazione che ci unisce? Cosa sta di sopra della coscienza, degli assiomi e dei teoremi che fanno parte anche della scienza? E qua abbiamo avuto un cavalcare di un fenomeno che da un lato è molto nobile, che è quello dell'interrogarsi. Abbiamo avuto la maestria di Cartesio, abbiamo avuto Kant e il criticismo, abbiamo avuto grandi filosofi che hanno posto il problema recuperando i greci e recuperando anche il filone giudaico-cristiano, dell'interrogarsi per riuscire ad andare avanti, interrogarsi in maniera giusta in termini di informazioni e di guadagno di conoscenza. Ora però c'è un gioco
che è nato in questa situazione e che è diventato parte poi del nostro mondo contemporaneo in maniera molto sibillina, molto preoccupante. Cioè, se è nobile interrogarsi e portare fuori alcuni argomenti che ci permettono di capire se stiamo riflettendo bene sul mondo, sulle pratiche sociali, sulle convenzioni politiche, c'è anche da dire che questa battaglia tra opposti, il certo, chi dice che c'è qualcosa di certo, e il dubbio, cosa devo mettere in dubbio veramente, delle volte nasconde delle sottili manipolazioni, ovvero se esiste un sostrato comune nella nostra società che ci permette di tenerci uniti su elementi stabili, questo è ancora Wittgenstein, è chiaro che noi siamo più capaci di scegliere, più capaci di fidarci, più capaci di individuare una direzione che fa parte di quel tema di autorevolezza che poi è uno degli elementi che individua Salvatore Natoli nella formazione del politico, di colui che deve orientare. Il punto è che se in questa dinamica c'è dell'incerto mal costruito, cioè esiste un gioco per il quale, l'abbiamo visto nella puntata precedente, nella lezione in cui si parlava di fake news, tutto può essere messo in discussione, niente certo, o ci sono situazioni in cui la dubitabilità diventa un motivo per poter disorientare più che orientare e creare confusione anziché creare una chiara, pur magari da approfondire, linea sociopolitica, un disegno, una narrazione comune, è chiaro che questo può essere un gioco molto pericoloso. Questo gioco rientra in uno dei casi caratteri tipici della cultura contemporanea, di quel mainstream che sicuramente chi vi parla e Salvatore Natoli combattono strenuamente, che è il postmoderno, cioè qualcosa che non è più una cultura, ma è una condizione, è qualcosa di liquido, è qualcosa che è tutto un fuggire, come diceva in una poesia degli anni 50 riportata nel libro di Salvatore Natoli, Ben, un poeta tedesco. Quindi questa condizione postmoderna ci porta in un tema di fiducia sfuggente nell'ambito della conoscenza. È un gioco che è arrivato addirittura nella parte più alta della sfera della conoscenza. Quando si diceva le informazioni possono essere manipolate, perfino le informazioni scientifiche possono essere manipolate. Quando si parla per autorevolezza oggi, spesso questa autorevolezza è data da un brand, da un marchio, non da un'idea veramente fondata e su cui si è creata una stabilità sostanziale, ma qualcosa che è un marchio a cui possiamo richiamarci e che può valere come quello, lo dico negativamente e spregiativamente, della Coca-Cola, della Apple o di qualunque cosa che ci dice per fama questa va bene, perché è il marchio più importante. Anche la scienza oggi funziona così, ci sono dei piani di ricerca, io a me non piace né fare dei nomi né fare indicazioni neanche indirette, che perfino nelle cosiddette scienze dure, hard sciences, riportano determinate indicazioni e spinte verso un affidamento che nelle cui premesse ci possono essere delle gravissime problematiche. Quindi sicuramente c'è un problema nella fiducia legato al come conoscere bene. C'è un piano superiore poi, e qui devo dire che Salvatore Natoli dà un'indicazione molto preziosa. Quando la fiducia diventa un tema sociale e di relazione, in cui la disponibilità dell'altro da sé diventa qualcosa che parte anzitutto da cosa condivido di più forte con qualcuno, individua due una distinzione che io ho trovato veramente notevole, perché sta nella nostra costruzione del tema della fiducia nell'ambito europeo. E dice, si può distinguere una fiducia in cui io pongo in garanzia qualcosa, lo do in deposito, pensate alla banca, do qualcosa e mi si deve dare qualcosa indietro, di più magari, no? Mi si deve proteggere. E questo è un tipo di fiducia molto, come si può dire, calcolata. Esiste un secondo tipo di fiducia che invece non ha questo tipo di caratteristica, che è quella che prevede un anticipo di un bene. Un anticipo di un bene senza una garanzia, solo fondata su quel fondamento, chiamiamolo intuitivo, che esistono alcune capacità o risorse che mi permettono di fidarmi, non nel senso che c'è un contratto di fondo, ma c'è invece una disposizione che si intuisce e porterà in una certa direzione. Qual è delle due la fiducia che noi usiamo di più?
è quella dell'utile, chiamiamolo così, quella del negoziare sulle garanzie, o è quella invece che ci permette di approfondire ed arrivare a migliorare le nostre intuizioni, a chiarire perché dobbiamo fidarci di qualcuno? Questo è un tema importante per le nuove generazioni, per il rapporto tra antiche e nuove generazioni. E devo dire che sicuramente in un tema di postmoderno, cioè dove tutto è liquido, tutto è frammentato, tutto è legato a una visione di breve periodo, tutto è instabile, il primo tipo di fiducia ci fa comodo, perché ovviamente dove posso essere garantito, dove esiste una pratica di deposito affinché tu mi dia, questo tipo di fiducia è molto efficace, però crea dei presupposti spesso anche occulti sul piano sociale, perché non è chiaro che, non voglio fare citazioni politiche, i patti però che non vengono portati a compimento in un aspetto, come si potrebbe dire, chiarito con il popolo elettore, per esempio, le questioni che vengono occultate, che non permettono di conoscere quale sia la motivazione forte per cui si prende una certa direzione e si crea un gioco anche tra le relazioni politiche, ecco, questo può portare anche a uno svilimento nella prima forma di fiducia anziché nella seconda. E invece abbiamo una profondità di pensiero che, se ci permette di raggiungere alcuni elementi che ci permettono di migliorare la nostra capacità intuitiva verso l'altro e capire che ci sono aspetti che definiremo immateriali, fattori immateriali, per cui il tema del fidarmi dell'altro diventa semplicemente un fatto di conoscere meglio. Il tema dell'immigrazione, questo è fondamentale, per esempio, ne abbiamo parlato con Armelloni lunedì scorso. Se non c'è una valutazione chiara delle informazioni che occorrono per arrivare a dei risultati personali che sono ampi, non sono utili, sono validi per tanti, è chiaro che certi discorsi dove l'asimmetria informativa è forte, e il tema dell'immigrazione è un esempio chiaro, mi porta alla sfiducia, perché io voglio una garanzia, non voglio avere una proiezione, una visione che mi proietti verso dove sto andando. E spesso c'è un gioco politico in questa vicenda qua, perché è più facile dire riduciamo il problema a un fatto di numeri chiusi o aperti o a un fatto di criminalità più o meno legata a un certo tipo di nucleo di popolazione. Con questa distinzione l'ho trovata davvero fenomenale, devo dire. E che cosa invece crea la fiducia nell'ambito sociale? Qui ci sono due visioni che mi sono venute in mente, storiche, forti, che vengono dall'ambito romano, su cui si costruisce una parola che è essenziale, che è concordia, perché se c'è fiducia, nell'ambito sociale la traduzione di fiducia è concordia, è avere qualcosa che porta il cuore insieme, no? Ed è una parola che viene utilizzata anche nel libro. C'è la concordia ciceroniana, che prevedeva l'idea che la concordia fosse un passo successivo alla giustizia, in un certo qual modo, e quindi prima intervengo con la giustizia e poi arriva la concordia. C'era la concordia agostiniana. Agostino non è affatto convinto di questa visione qua, e diceva della città di Dio che la concordia è quella che tiene un popolo unito, no? Ma la giustizia non è necessariamente legata alla concordia, o meglio, ne è un fattore scaturente, è qualcosa che viene in conseguenza. Quindi spesso anche qua c'è stato un fraintendimento sociale, per cui prima dobbiamo trovare fattori giustizialistici che ci permettano di intervenire soprattutto su tematiche che creano il cosiddetto clash of culture, cioè risolvano lo scontro di culture, oppure ci diano sazietà rispetto a problemi che sono molto evidenti, molto pruriginosi, che siano il fine vita, che sia tutto quello che può riguardare quei temi che piacciono molto ai giornali e alle cronache, no? Ne ho citato uno, ma ce ne sono molti. Però in tutte queste pratiche cosa succede? Che la concordia viene messa in secondo piano. Si cerca di fomentare il popolo e di dargli una soddisfazione di giustizia senza che prima si sia formata realmente una concordia su ciò che è premessa fondamentale. E la premessa fondamentale, l'abbiamo detto, è legata a come si distribuiscono bene le informazioni. Ecco, arrivati a questo, c'è una domanda molto importante che viene fatta da Salvatore Natoli del libro,
e che riguarda i modelli giuridici della fiducia. Noi siamo eredi del diritto romano e mi viene bene perché in realtà è un argomento su cui ho speso degli studi. E si richiama in quest'ambito il tema del contrattualismo, del consensualismo più precisamente, che è un qualcosa che è legato molto da vicino alla storia moderna degli stati, ma anche ad alcune pratiche che sono pertinenti alla cultura contemporanea. Cos'è il consensualismo? È la visione che viene dall'ottica contrattualistica, cioè io presto un consenso affinché sorgano determinati obblighi, affinché io, accettando un certo tipo di situazione, ne possa vedere un determinato tipo di risultato. È un aspetto che è stato molto fomentato anche questo nell'ambito del tema, chiamiamolo fiduciario, nella cultura contemporanea, perché più la mia volontà viene espressa, più sono convinto in qualche modo, cioè più mi è data la possibilità di esprimermi con la volontà e più in qualche modo mi sento tutelato nelle mie libertà e nei miei diritti, no? E quindi tanto si è spostato nell'ottica del consenso sociale in tema di libertà e diritti sul tema del consenso. Ma è vero che questo è il modello fondante? Questa è una domanda che faccio a Salvatore Natoli, perché il tema dell'essere d'accordo con e di spostare il consenso è nell'ambito, anche siamo nei social media, di like, il fatto di dare un consenso a qualcosa. Il fatto di accrescere il tema delle volontà. Se sotto un sostegno, e se fossimo ancora nell'epoca moderna, questo sarebbe una cosa interessante e utile. Ma i romani stessi, che probabilmente erano più avanzati di noi per certe questioni, ponevano il contratto e questa tematica del consenso e delle garanzie reciproche solo dopo altri temi che erano considerati più aperti e su cui il tema del diritto e delle istituzioni non poteva piegare tutto, o quantomeno non poteva ridurre tutto. E qui la mia visione è quella che viene da Gaio, da Giustiniano, dal tema degli status. Chi ha inventato le basi su cui sono stati costruiti i diritti sono stati i romani, che non hanno inventato i diritti, intendiamoci. Ma hanno inventato però i fondamenti. E si erano inventati lo status persone, hanno inventato la persona, in tema di persona significa maschera, no? Quindi quel qualcosa che può essere riportato omogeneamente nell'ambito di un tema diverso da quello sociale, che è quello giuridico. Lo status famiglie e lo status civitatis, c'era anche lo status libertatis perché a quel tempo esisteva la schiavitù. C'è anche oggi, ma non viene contemplato un status libertatis veramente forte. Ma cosa significa questa cosa che sto dicendo? È che i romani dicevano, ad argomento complesso corrisponde una tematica più complessa di intervenire. Il volontarismo e il consensualismo non può intervenire su argomenti complessi, loro lo sapevano molto bene, da qui l'idea che esista una cittadinanza, una famiglia dicevano loro nel senso ovviamente istituzionale anche del termine che era un po' diverso dal nostro, ma aveva un nucleo importante questo tipo di visione, e poi la persona. Ora, molte di queste cose che vi sto dicendo, se trattate sotto un ambito consensualistico, portano a una forma di riduzionismo. Perché se io vi pongo un problema, che può essere quello di cambiamo il paese, ok, e ve lo pongo in una maniera fiduciariamente corretta, io vi dovrei fornire, tanto come vi ho detto, tante informazioni, vi dovrei fornire priorità informative corrette, vi dovrei fornire ambiti di concordia su cui sto intervenendo, e se non c'è la concordia devo formarla anche come politico, perché se non la formo non sono un bravo politico. Se uso un tema giustizialistico prima della concordia, è probabile che io ciceronianamente stia facendo un gioco al contrario, come si dice. E allora cosa succede? Che porre argomenti importanti con un sì e con un no non è sempre buono, soprattutto se è mancata la costruzione della concordia sociale. Non mi riferisco solo al referendum sulla Costituzione, lo dico in generale. Quella può essere una linea politica, adatta o non adatta. Se ci fosse concordia nel paese lo dite voi, non lo dico io. Temi appunto anche legati alla vita, legati alla famiglia. Si possono veramente legare a un tema volontaristico e basta? Non lo so, io francamente dico di no, non è il metodo corretto. Ora, c'è un tema finale, c'è un climax nell'ambito del libro, il rischio di fidarsi. E badate bene, il rischio di fidarsi è interessante perché avrebbe potuto dire altre cose, no, nel libro.
dare un titolo diverso, ma il titolo è accattivante per questo, perché nella società postmoderna il fidarsi è diventato veramente un rischio, perché per le cose ve le ho già dette, perché. E, però qui dobbiamo capire se il rischio, se è la visione migliore della fiducia possa basarsi solo sul rischio, che è una domanda che io ritengo aperta, che è quella di Salvatore Natoli, oppure ci possa essere dell'altro. Nel chiudere il libro si arriva al punto massimo, che è quello della spiritualità, no? Che è quello dell'intervento, si è passati dal tema dell'individuo al tema dell'amicizia, ho tagliato molte cose che spero, confido di sentire, il tema della visione sociale, della fiducia, e poi per ultimo si arriva al punto più alto, che è quello di una, dovremmo dire, di una concordia che è anche di tipo spirituale. E qui ci sono delle cose interessanti, perché due sono le fedi che vengono toccate primariamente e giustamente, perché ci riguardano anche da vicino nella nostra storia. Un po' la visione giudaica, in cui il tema della fiducia si trova in due parole, Emet ed Emunà, che hanno la stessa radice, che una è la fiducia cieca di Dio nella storia, Emunà, che è tipica del mondo ebraico, c'è questo processo di affidamento, dovremmo dire teologia della storia, in cui gli ebrei sono molto operativi, molto pratici, non vedono distinzione tra teorico e pratico, e quindi hanno un'idea di verità che è legata, che è l'altra parola Emet, che è legata alla presenza di Dio nella storia. Pensate alla profondità di questo pensiero. Poi c'è quella cristiana, che ne è una visualizzazione concreta, perché la fiducia si è trasformata, è una delle virtù teologali, la fede, ma è una fede che è molto legata al cosa sia anche la fiducia, naturalmente, ma è legata, come si diceva, sorregge, si dice bene nel libro, quella che è la virtù primaria, che è la carità, che è una virtù operativa, è il concretizzarsi più visibile del tema del fidarsi. Ora, la fede, soprattutto la fede cristiana, nella sua traduzione, chiamiamola anche sociopolitica, è cambiata parecchio, o meglio, è stata sottoposta a delle pressioni, dovremmo dire, della cultura contemporanea. E qui viene posta una domanda molto interessante da parte di Salvatore Natoli, che chiude anche un po' il libro. E si dice, è venuto meno il senso del peccato, questa è una delle caratteristiche fondamentali della società contemporanea. Perché questo è importante sul tema della fiducia? Perché se viene meno il senso del peccato, cioè del divieto e di qualcosa che è illecito sul piano morale, non stiamo parlando di piano giuridico, viene meno anche la possibilità di costruire una concordia, come dicevo prima, una fiducia reciproca. Non è solo un problema di entrare nella libertà di ciascuno di scegliersi quello che per lui è peccato o meno, è il fatto che comunque alla base esiste sempre un fondamento che deve stare per tenere insieme le persone, no? E se viene meno il senso del peccato, ovviamente si sbilancia l'equilibrio anche su come si costruisce la fiducia per chi vuole misurarsi nella profondità del pensiero umano, anche al contatto, diciamo così, con quelli che sono i motivi ultimi del nostro vivere. Ora, si dice, può essere una conclusione utile quella di dire che una certa forma di materializzazione, di cura, che anche la stessa Chiesa Cattolica ha avuto negli ultimi tempi, sul tema dei diritti, sul tema dei poveri, l'opzione per i poveri, fa parte della dottrina sociale della Chiesa, possa essere una tematica importante di concretizzazione del tema della fiducia, che dà anche equilibrio ad altro, no? A quella carenza sociale che si è avuta nella sensibilità verso il male, verso il peccato, verso l'immoralità, dovremmo dire. Ora, da un lato dobbiamo porci un problema che è questo, cioè se una società si vede nel breve periodo, l'operatività è quella che sta più sotto gli occhi di tutti, e quindi stare vicino ai poveri sicuramente diventa un elemento fondamentale di sensibilizzazione verso la profondità. C'è però anche qui un trucco in cui non si deve cadere. Si dice nel libro, vi era il cosiddetto Cristo eterno, si è visualizzato di più il cosiddetto Cristo dei poveri. Il Cristo eterno riferisce ad un ambito teologico profondo, al fatto che abbiamo i novissimi, l'idea che ci sarà un domani. Il Cristo dei poveri è qualcosa di molto concreto e materiale dell'adesso, del loro intervento, del posso fare perché ho anche un pensiero forte che mi soddisfa in questo senso e mi dà possibilità di renderlo socialmente visibile e utile. Tuttavia, e questa è una domanda ultima che faccio,
È così vero che esiste una differenza fondamentale tra il Cristo eterno e il Cristo dei poveri, per la quale magari possiamo ritracciare differenze tra un certo tipo di pensiero della Chiesa, che magari è visto distante perché è troppo teologico, e uno invece molto più concreto, molto più legato all'esperimento, all'essere vicino, alla prossimità, soprattutto quella materiale. La mia ipotesi che lascio prima della lezione di Salvatore Natoli è che in realtà l'una sia una conseguenza dell'altra, ovvero non ci può essere un Cristo dei poveri se non c'è un Cristo eterno. Questa separazione in realtà è solo una distinzione, cioè, come prima vi ho detto degli status, senza gli status non ci può essere un consensualismo buono, senza una storia di concordia non ci può essere una giustizia, senza un'informazione corretta non ci può essere una fiducia. La mia considerazione è che senza un Cristo eterno non ci può essere un Cristo dei poveri. Grazie. Dunque io ringrazio molto Paolo per l'esposizione chiara, accurata, e anche per le questioni che ha sollevato e ha posto, e che cercherò di riprendere, e per quel che è possibile nel corso della mattinata chiarire, visto che lo spettro del tema, come tutti i temi esistenziali, è pervasivo. Quindi entrare dettagliatamente in tutte le modalità dell'esperire la fiducia, in tutte le sfere della fiducia, evidenterebbe, meriterebbe, diciamo, più che una mattinata, un lungo seminario. Quindi io tratteggerò alcuni aspetti cercando di soffermarmi, visto il contesto, visto anche la giornata, visto la presenza di Armelloni, sugli aspetti della fiducia pubblica. E quindi diciamo che le altre dimensioni della fiducia sono da me, verranno da me accennate per concentrarmi. E però c'è una condizione preliminare, così, per inquadrare la natura dell'esperienza, perché la fiducia è un'esperienza umana, è onnisistenziale, cioè pervasivo. Tutto non è una tematica astratta, riguarda il modo di condursi dell'uomo nel mondo, di sentirsi dell'uomo. E allora distinguerei tre dimensioni della fiducia come esperienza vitale, come status individuale e collettivo. La prima è avere fiducia, o meglio ancora sarebbe dire essere fiduciosi. La seconda, concedere fiducia. La terza, infondere fiducia. C'è la fiducia in tutte e tre le accezioni, ma con un significato, con una curvatura diversa. Quella preliminare, che è precondizione, e che si dice fiducia, ma potrebbe anche chiamarsi certezza, si vedrà subito qui la differenza, è una condizione originaria in cui gli uomini si vengono a trovare. La fiducia è soggettivamente uno stato personale, ma ogni stato personale è sempre frutto di una relazione sociale. Nessun uomo si fa da sé. E quindi anche il sistema delle emozioni, delle condizioni, degli affetti è un qualcosa che i soggetti costruiscono nelle relazioni. Noi non siamo entità atomiche.
Quindi la società viene prima dei soggetti. Anche se l'individuo, il singolo, apre un orizzonte irripetibile dentro la società e quindi non è riducibile alla società. Ma non è potabile, non è potabile senza. Ogni uomo è una unicità assoluta e quindi non è riducibile alla società, è una singolarità assoluta, ma nello stesso tempo non è pensabile senza società, perché non sarebbe, quindi all'origine, insomma, noi siamo un nodo di relazioni, siamo una tessitura di legami. E allora, la dimensione originaria dell'essere fiduciosi indica una condizione, cioè si è in uno status. Se ci pensate bene, l'essere fiduciosi non è il darla la fiducia, non è un atto, ma l'essere fiduciosi è in una condizione di confidenza. Con che cosa? Con l'ambiente, col mondo in cui ti trovi a stare, a frequentare. Perché nessuno di noi, nessun uomo sarebbe capace di dare fiducia se non avesse esperito originariamente una sicurezza. Proprio perché siamo stati custoditi, siamo esistenzialmente predisposti a fidarci. All'origine sta la confidenza. Anzi, non è possibile neppure il tradimento se non c'è stata la confidenza. L'iconografia che indica questo status, l'immagine, per stare nella cultura della cristianità occidentale, sono le Madonne del latte. Cioè il seno materno è la fonte della fiducia. Perché ti alimenta, ti dà vita, ti costruisce. E notare molto bene, questa fiducia nasce dal fatto che ti è dato qualcosa senza che tu lo abbia chiesto. A proposito della relazione non commerciale, no? Ti è dato qualcosa senza che tu l'abbia chiesto, a parte il fatto che non hai chiesto neanche la vita, no? E quindi ti senti custodito anche nella dimensione dell'essere avviato nel mondo. Il soggetto, il bambino, entra nel mondo, è avviato nel mondo perché c'è qualcuno che lo istruisce ad entrarci, ne educa i passi, gli insegna delle abilità, insegna delle strategie di riuscita. Allora, apprendi a mangiare, a usare le mani, a usare le posate, poi troverai un tuo stile, troverai un tuo modo peculiare di impiegarle, ma intanto la manipolazione del mondo avviene attraverso regole che ti istruiscono e quindi tu entri nel mondo, ti avvii nel mondo, ti trovi a tuo agio nel mondo perché c'è qualcuno che ti accompagna in questa entrata. Vi leggo solo un passo, ma sono tanti che si possono leggere, di Wittgenstein, proprio perché si citava. Dunque il bambino impara a credere un sacco di cose, cioè impara per esempio ad agire secondo questa credenza. Poco alla volta, con quello che crede, si costruisce un sistema. E in questo sistema alcune cose sono ferme e incrollabili, altre sono più o meno mobili. In breve, si è in grado di imparare perché si crede. Il bambino non imparerebbe mai il minimo gesto se non fosse confidente. E allora usavo
l'espressione in questo caso più che di fiducia è una fiducia, perché c'è il credere, ma nella forma della certezza, cioè dire tu imparando non dubiti minimamente che il gesto che ti si propone sia un inganno. Perché se tu immaginassi, bambino, chiunque, che quello è un inganno, non potresti mai imparare. Quindi il dubbio viene dopo la credenza. Allora l'essere fiduciosi nasce dal fatto che nel nostro venire al mondo noi siamo entrati in un universo di protezione ed eravamo certi dell'assolutezza del reale. In questo caso potrei dire che la certezza è una fiducia senza rischio. È una fiducia senza rischio perché non ti poni minimamente il problema che possa essere diversamente. E questo vale anche per le vite personali, per le biografie, no? Per esempio non aver ricevuto un'educazione, no? Non essere stati avviati nel mondo in modo adeguato, produce sbandamenti, crisi, incertezze, no? I psicologi lo sanno, infanzie difficili rompono la fiducia, intrigono la fiducia. Magari poi sviluppano altri elementi, ma questo sarebbe un discorso da perseguire per conto suo, siccome la vita vuole se stessa, a fronte di delusioni scattano meccanismi compensativi di astuzia e quindi logiche di sopravvivenza. E le logiche di sopravvivenza possono essere anche logiche aggressive, perché se tu non hai avuto la custodia, sei conosciuto, sei cresciuto nel rischio e sei riuscito a vivere per l'espediente, e beh, la chiave per intendere la vita sarà l'espediente. E quindi l'uso dell'altro, l'aggiramento del pericolo, no? L'insidia. Ecco, in questo senso la dimensione della concordia come status preliminare rende più dolci le società, meno violente le società. No? Ecco, allora, questo è il primo punto. Tu ti senti rassicurato e quindi non dubiti minimamente delle persone e dello spazio in cui vivi. Poi man mano che vai avanti nella vita, faccio dei passaggi brevi, quegli stessi che ti hanno avviato non hanno più gli strumenti, man mano che lo spazio mondo si allarga, per avviarti, cioè non hanno più le competenze, ti mandano a scuola, no? Se devi imparare la matematica, se devi imparare l'inglese, ti mando da chi è competente. E qui si allarga immediatamente la socialità. La socialità è già originaria, perché è la famiglia come clan. Ma poi, a fronte di nuovi problemi, quegli stessi che fino a un certo momento ti hanno avviato e te li hanno risolti, non ne sono all'altezza. E allora qui viene una singolare dinamica che è fondamentale nell'educazione alla fiducia. Se tu, di fronte a un problema, sapete bene che c'è una fase della vita, gli studiosi dell'infanzia, dell'età evolutiva sanno il momento dei perché dei bambini, anzi a dilemmi perché. Perché che il genitore può risolvere, ma ci sono dei perché molto più vasti. Allora c'è una sottodeterminazione di colui che fino a quel momento ti ha aiutato rispetto a quel problema. Se per non far brutta figura tu non dai la soluzione giusta, crei il presupposto della delusione. Se tu riconosci che non hai la competenza, però ti dai da fare perché ci sia qualcuno che possa risolverti il problema, rafforzi la tua fiducia. Perché
nella fiducia ci sono due aspetti. C'è quello cognitivo della conoscenza, ma c'è quello affettivo della disponibilità. Cioè a dire, tu non lo sai, non hai competenza, ma hai amore per me. E allora ti impegni per condurmi da quella persona che mi può dare la competenza. Perché la logica della fiducia, giocata solo sulla dimensione cognitiva, non spiegherebbe perché gli uomini devono volersi bene. Solo sulla dimensione cognitiva non spiegherebbe perché una volta che tu hai un livello di cognizione lo devi insegnare. Potrebbe diventare un patrimonio tuo per non darlo, per oscurare, e questo succede, per monopolizzarlo. Allora una cognizione che non è legata all'amore per l'altro, ora nella famiglia si suppone sia spontaneo, da qui si dovrebbe portare. Nella società che è delegata a fare questo, non sempre, non sempre. In ogni caso, a fronte di un deficit di conoscenza, la fiducia è alimentata non dalla conoscenza, ma dalla disposizione di mettere a disposizione i competenti per conoscere. Quindi si esce dallo stato di certezza originario di fronte ai problemi. I problemi possono essere di una duplice natura, qui sarò veloce. Ci può essere un problema che nasce dal fatto che rispetto a una certa situazione tu non hai la soluzione, cioè non sai come vanno le cose. Nella scienza c'è un evento, elabori delle congetture, interpreti delle cause, però non sai davvero, fai l'esperimento, cioè c'è un problema perché c'è un evento che non riesci a chiarire nella sua genesi. Ma poi ci può essere un altro tipo di problema, che è quello che ti viene dalla delusione di chi credevi potesse risolvere i problemi e non te li risolve. Allora, nel primo caso, il dubbio invoca conoscenza, ne esco con la conoscenza. Nel secondo caso, incrina la relazione. C'è una cosa è il problema, una cosa è l'inganno. Perché nel problema problematica è la questione, nell'inganno problematica è la relazione. E siccome nella vita ci sono promesse tradite o rinviate o aggirate, allora in questo caso viene la fiducia. E quindi non il dubbio creativo della ricerca, ma il dubbio negativo del non fidarsi. Allora qui si apre la seconda dimensione. Cioè dalla prima, essere fiduciosi, che è uno status, si è nella certezza, a un secondo momento in cui sono stato nella certezza. Quindi se sono stato nella certezza, nel mondo ci sarà qualcuno di cui mi posso fidare. Però non è più uno status a problematico, ma devi andare a cercare nel mondo quello di cui ti puoi fidare. Allora a questo punto la certezza non è più l'essere nella fiducia, ma è il dare fiducia. Il fatto di essere stato nella fiducia ti permette di poter andare a cercare, perché se non l'avessi avuto non cercheresti. Quindi la dimensione originaria ti permette di andare a cercare. Però mentre la prima non è discussa, è pura certezza, la seconda, quindi andando avanti nella vita, si moltiplicano i pili, perché si moltiplicano i problemi, si moltiplicano le differenze, si moltiplicano gli incontri, si esce da un ambiente noto e si entra in un ambiente ignoto, e quindi a questo punto tu hai bisogno della fiducia, perché senza la fiducia l'hai sperimentato, muori. Se tu non dai fiducia a qualcuno vuol dire che batti in ritirata. Non dare fiducia vuol dire ritirarsi nella propria solitudine, e allora muori lo stesso,
Fides appare in latino, è una definizione pubblica e non indica una condizione personale privata. La formula latina è fides apud aliquem, cioè avere fiducia presso qualcuno, cioè presentarti pubblicamente come affidabile. Questo è il lato affettivo e il lato oggettivo della fiducia. Cioè, da un lato c'è l'intenzione, no? Ho bisogno di dare fiducia perché altrimenti rimango solo, eccetera, eccetera. Ma questo dato soggettivo resterebbe una vana aspirazione se oggettivamente non si presentasse qualcuno ad aliquem presso cui io posso porre fiducia. Allora, in società a bassa complessità, questo è evidente, ma anche fino a molto tempo fa, nei piccoli borghi, no? Forse adesso, anche adesso in alcuni piccoli borghi c'è il personaggio che ha fides aut aliquem, cioè questo il medico è proprio una persona seria, tratta i pazienti bene, si impegna, ha avuto dei successi, se ci sono dei problemi sa dove inviarli. Questa persona ha acquistato fiducia apud aliquem presso gli altri. Quindi la dimensione soggettiva del dare fiducia, del concederla, entra in esecuzione se appare oggettivamente qualcuno che se la merita. E l'unico modo per meritarla è la persistenza nel tempo di condotte non deludenti e di mantenimento delle promesse. Nei vecchi borghi, dove non c'era la elezione democratica, ma c'era il consenso, ma il consenso era sulla persona che era il sapiente del paese, il responsabile che combinava i matrimoni, che risolveva le questioni finanziarie, che aveva conoscenza e che era riconosciuto come uno che aveva la soluzione. Diventa guida colui, e acquista autorevolezza colui che sa dare soluzioni. La differenza, gli studi sono tanti, tra l'autorità e l'autorevolezza, e che l'autorità impone un comando, l'autorevolezza offre una soluzione. Noi oggi abbiamo dimensioni in taluni casi autoritarie, scatti di prepotenza, meno quelle autorevoli, perché sono pochi coloro che sanno offrire soluzioni convincenti e quindi diventare guida perché offrono una via d'uscita. Questo è importante nelle relazioni personali, ma d'intuito capite quanto è importante nella politica. Essendo notoriamente il capo politico, degno di essere capo, non perché si impone con la violenza, ma perché offre soluzioni alla comunità. In questo senso è superiore alla comunità. Il professionismo della politica è superiore alla comunità. Perché la comunità può approvare, discutere, ma ci deve essere qualcuno che offre alla comunità la proposta, e non tutti ne sono capaci, perché non siamo uguali. Siamo uguali nel diritto, ma non siamo uguali nell'intelligenza, nella proposta. Non tutti hanno una proposta e quindi
non hanno la titolarità dell'eseguina. E questa deve essere una immagine pubblica, fides apud. Quindi la dimensione fondamentale, passando dalla situazione iniziale, essere nella fiducia, in questa innocenza assoluta, al dare fiducia la si dà a qualcuno che apud aliquem se la vede. E quindi nella dimensione della fiducia centrale diventa l'affidabilità, cioè questo è affidabile. Perché? Perché ha dato prove consistenti nel tempo. Ecco perché la fiducia critica deve cumulare prove nel tempo. Perché in altri casi è un tirare ad indovinare. E molte volte si tira a indovinare. Però normalmente quando noi... E quindi questo significa molto che la fiducia cresce soltanto nel crescere della rete sociale. Cioè nel consueto modo di comportarsi degli uomini, gli uomini si valutano tra di loro. E quindi alcuni sono più affidabili di altri. Su questo posso puntare di più, su questo posso puntare di meno. E quindi la fiducia diventa selettiva. E siccome l'affidabilità, per quanto alta, non è mai assolutamente certa, c'è una componente di rischio. Nel fidarsi c'è una componente di rischio. Un rischio che non puoi non correre, e di fatto poi nella condotta umana è così, un rischio che non puoi non correre perché, secondo quanto dicevo prima, se non rischi, di fatto muori lo stesso per estenuazione. Diminuisci la tua vita. Perché se la vita è relazione, devi rischiare. Se togli la relazione, deperisci lo stesso. E allora, siccome sei in questa condizione, l'elemento della affidabilità della valutazione, per usare sul discorso della conoscenza, sia in termini di competenza, è anche qui la dimensione della astratta cognitiva e esistenziale affettiva. Non basta la competenza tecnica, basta, è necessario anche l'attenzione che questo ha per te. Se ti prende a cuore. In questo caso si apre una questione importante che accenno. Il prendere a cuore non è contraddittorio per seguire il proprio interesse. Non sono due cose che si divaricano. Tu puoi perseguire il tuo interesse, ma nello stesso tempo prendere a cuore. Può anche succedere, invece spesse volte succede, che tu persegui il tuo interesse e non prendi a cuore. Non è automatico che le cose... Un esempio, la motivazione personale di chi fa politica può essere la sua ambizione, ma questa sua ambizione può essere messa a servizio del bene collettivo. Cioè la motivazione soggettiva non contraddice la bontà della pratica. Magari se io non avessi ambizione non lo farei. Elemento motivante, ma una volta che io sono motivato lo faccio perché voglio crescere, cioè, però quando sono lì il mio fine non è l'ambizione è la mia intenzione motivante, ma quando poi sono lì voglio realizzare il bene pubblico. Se io non avessi ambizione probabilmente non farei quella scelta. Chi me lo fa fare a perseguire il bene pubblico se io non ho nessun interesse? Perché lo faccio? Non vale. Nessuno lo farebbe. Lo faccio perché voglio crescere, voglio avere... Però nel momento in cui voglio essere visibile, cioè,
una volta che sono lì faccio anche il bene pubblico. Ecco, allora l'affidabilità come la condizione per modulare il rischio, mettiamo la cosa. Ecco, data questa premessa, entro nella dimensione della sfera pubblica. Cicerone parla di concordia, ragione lui, se non c'è giustizia non c'è concordia, ma poi c'è un'espressione di Cicerone che è molto agostiniana, che è caritas generis humano, la carità del genere umano, cioè la fratellanza universale, l'amore del genere umano, il sentirsi parte della stessa specie, il sentimento della medesima natura. Questo tiene gli uomini in sintonia tra loro, la caritas generis humano. E la fides romana, era una categoria, era la dea per eccellenza, no? E metteva al centro la fiducia come asse portante dello Stato, in nome di che cosa? Della comune natura, che era un pensiero storico. Qui noi dobbiamo avere una reciproca fiducia, la fides publica, nel senso che ognuno deve poter fare affidamento con l'altro, perché se così non è, nella società c'è la semente potenziale della scissione dell'inimicizia, cioè se l'altro ti può tradire si spacca la società. E quindi la fides è la idea che perché una società sia tenuta insieme ci sia un rapporto di lealtà. La concordia è un rapporto di lealtà che cerca di tenere insieme differenze rendendole compatibili. Perché alla concordia arrivi partendo dal fatto che non vuoi spezzare la società, questo è l'intenzio morale, ma poi la concordia è accordo, e quindi nello specifico, nell'accordo specifico, tu rinunci a qualcosa di tuo perché sia mantenuta la caritas generis humani. E allora è chiaro che questi accordi, si apre un problema difficilissimo, devono essere accordi trasparenti. Faccio un grande salto, nella storia lo sono stati difficilmente, perché gli accordi per parti, per status, potevano avere un livello di trasparenza, perché si conoscevano le clausole, c'erano sfere, ma nell'accordo come costituzione della società, beh, lì il discorso era completamente diverso, perché non è un rapporto di diritto privato dove i partner si conoscono, ma si tratta di stabilire un accordo tra soggetti che tra loro non si conoscono, perché un patto privato sono i contraenti. Nella società chi sono i contraenti? Infatti, se noi aggiungiamo in termini politici, di storia della politica, da un lato c'era l'esigenza degli uomini a non nuocersi, a stare insieme. Ma nella maggior parte dei casi della storia dell'umanità il patto è stato imposto dall'alto. Cioè c'è stato un leader
che ha costretto la società al patto, perché ad uno non si sarebbero mai conosciuti né accordati. Esiste in politica il soggetto fondatore. Ma qui bisognerebbe fare una storia dei sistemi politici. Mosè è un patto dall'alto. I re romani, Numa Pompilio, è un patto dall'alto. Che però, se ha come fine il tenere insieme la società, nel tempo allarga le relazioni e non li distrugge, non diventa tirannide. Peraltro, chi sigla un patto deve, lui che lo sigla o che legittima il suo comando, riesce in questo se coloro a cui il patto è proposto vedono in quel patto un loro vantaggio, altrimenti si ribellano. Quindi è meno autocratico di quanto non si pensi. Cioè, quando Mosè dice: ma se voi rispettate la legge avrete abbondanza, ricchezza, no? Cioè, questo patto vi conviene, non lo faccio per me. Quindi la dimensione di nuovo della politica, che offre una via di uscita nel conflitto o nella indeterminazione, non solo nel conflitto, anche nella indeterminazione. E allora qui viene fuori la sfera specifica del politico, che io distingo in due momenti, che poi si influenzano a vicenda. La politica come istituzione e la politica come decisione, come sede della decisione. Nella dottrina dello Stato esistono diverse versioni. C'è lo Stato decisionista, c'è lo Stato amministrativo. Negli Stati Uniti, quando cambia il presidente degli Stati Uniti, l'espressione è si cambia amministrazione, perché lì c'è lo spoil system, no? Chi vince ristruttura le istituzioni. Le istituzioni si selezionano nel tempo, si stabilizzano nel tempo ed è la loro forza, perché se le istituzioni fossero labili crollerebbero le loro prestazioni. Non posso fare una riforma delle poste ogni settimana, perché altrimenti non arrivano le lettere. Arrivano meglio se c'è una prassi consueta. Un ospedale non funziona se io ogni giorno cambio, ma se si stabilizzano protocolli. Perché le istituzioni devono corrispondere alle aspettative. Allora, mentre in un sistema fiduciario dove c'è face to face, i soggetti si conoscono e quindi possono procedere ad accordi diretti, controllabili e revocabili, nella società che non ha confine, che non ha neanche un confine numerico, perché la demografia è labile, ci sono quelli che nascono e quelli che muoiono, una popolazione non si sa dove comincia e dove finisce, si possono isolare stati, momenti. Allora le istituzioni devono tenere insieme, fare corrispondere aspettative tra soggetti che si ignorano e fare in modo che queste aspettative siano congruenti anche se diverse. E allora da questo punto di vista l'istituzione nasce prima dei soggetti, si stabilizza nel tempo e precede i soggetti. Se io voglio una prestazione sanitaria, cosa devo fare? C'è un protocollo che mi dice
di prenotarti, va bene, lo faccio, la mia aspettativa. E tutti hanno la stessa aspettativa. È il protocollo che rende coerenti le aspettative, perché senza il protocollo le aspettative diventerebbero incoerenti. Non sarebbe eseguibile la prestazione. E queste istituzioni durano nel tempo, poi possono essere cambiate, non cambiate, durano nel tempo. E quindi sono grandi apparati di stabilizzazione della società. E quando funzionano, di grande rafforzamento della fiducia. Perché se l'aspettativa è soddisfatta, tu hai fiducia nell'istituzione, ma non in uno, nell'istituzione come macchina funzionale. Allora, una delle ragioni per cui cade la fiducia pubblica spesse volte è un deficit istituzionale. Cioè la macchina istituzionale è disfunzionale e non fa incontrare le aspettative. Cioè crea equivoco sociale. Ma come? Devo fare una fila di 3 mesi, poi è così. È la scuola. Quale programma devo fare? Che rapporto c'è tra quello che studio e il lavoro che devo fare? Qual è l'aspettativa? Io studio per fare quella cosa lì e poi non ho le conoscenze adeguate per fare quella cosa lì. Però che studio a fare? Come coordini? Capite? Allora questo è un grande lavoro. Le istituzioni. Allora, qui si apre una questione delicata. Le istituzioni, quelle che funzionano, hanno una capacità, quando funzionano, di autoriforma e di autoperfezionamento. Un'istituzione ha un indicatore. Se le prestazioni che eroga accrescono il disagio, qualcosa deve cambiare. Quindi o è cambiata l'aspettativa, o sono cambiati i bisogni, e quindi se è cambiata l'aspettativa e se è cambiati i bisogni, io per soddisfarli devo cambiare le mie performance, perché altrimenti non incontro mai i bisogni dei soggetti. Quindi l'abbassamento della fiducia deve essere un indicatore della propria deficienza. Il sistema funzionante è autocorrettivo, cioè se ne accorge e immette innovazione. Infatti i sistemi funzionanti hanno questa caratteristica autocorrettiva. Cioè il disagio è un input di trasformazione. Questo indipendentemente dalla politica. A parte il fatto che se avessimo questo problema, quelli che più impediscono alla politica di essere decidente sono le istituzioni, nei loro capi. Cioè è il congelamento burocratico che impedisce al politico, qualora volesse innovare, di poterlo fare. Quindi quando sono funzionanti sono autocorrettive, quando non sono funzionanti sono paralizzanti. E in questo gioco salta il politico, perché toccando un regime di interessi sclerotizzato non ce la fa a cambiarlo. I poteri burocratici e amministrativi sono molto più potenti del decisore politico. Non voglio entrare nel dettaglio perché andremo molto lontano, ma per esempio la scuola italiana è priva di riforme dagli anni 60. Fu Gui, che il piano Gui voleva riformare l'università,
più vecchie di noi se le ricordo, falliti. Piano Gui, occupazione. Poi venne il 68, occupazione senza piano. Obelegis, entrano tutti. L'ignoranza al comando. No? C'erano tanti bravi, ma tanti erano lì. Femminilizzazione della scuola, che non ha significato l'innalzamento delle donne, ma ha combinato la mamma e la casalinga con un mestiere. Bene, in questo paesaggio, dopo 50 anni, 60 anni, ogni tanto arriva uno, facciamo la riforma. Lombardo, Confindustria, cioè fosse uno che è riuscito. Appena tu pronunci la parola valutazione, hai una crisi isterica generalizzata e salta chi la pronuncia. Poi per conciliarti viene la Fedeli e assume uno stock di persone così, per compensazione. Vi abbiamo offeso, no? Volevamo valutarli, no? Adesso vi facciamo entrare Open Edges, prendiamo 30.000 e li facciamo entrare. Sto parlando dell'Italia, nelle altre nazioni non è che non ci siano meccanismi. La riforma della pubblica amministrazione come servizi. Allora, una grande istituzione funzionale capisce prima il suo deficit e si ristruttura, indipendentemente dalla politica. Noi abbiamo sistemi sociali calmi perché abbiamo sistemi istituzionali funzionanti che riducono la ribellione sociale. E allora capite qui discorso di nuovo dei due aspetti, quello cognitivo che dice Paolo e quello affettivo, non puoi separare. Molte volte le istituzioni non riescono a trasformarsi, l'ho detto prima, perché non hanno la competenza per farlo. Si cerca spesso, mettiamo il manager competente, no, non hanno la competenza per farlo. Cioè non hanno livelli cognitivi adeguati allo status dei problemi. E quindi tutto a più aggiustano, tirano a campare, mettono pezze. Ci sono quelli, soprattutto nelle parti più basse anche cognitivamente, i quali nel deficit istituzionale trovano una giustificazione per la loro improduttività. Quindi che l'istituzione non funziona diventa comodo, perché la colpa è dell'istituzione, intanto io faccio i fatti. Quindi da un lato tu hai un'assenza, un deficit di riforme per basso tasso cognitivo, dall'altro questo basso tasso cognitivo può permettere ai soggetti di rinchiudersi in una enclave parassitaria, perché se non innovino licenzi, ma non è detto che bisogna licenziare, se non innovi non li fai studiare, se tu innovi li fai studiare. E allora devi vedere la distribuzione, il parco cognitivo secondo i bisogni. Io ricordo, anche con grande simpatia e affezione, quando nelle poste sono state messe per la prima volta i computer, sono andato a fare un conto corrente, c'era un'anziana signora, quando si scriveva con le mani me l'avrebbe fatto in 3 minuti, lì disperatamente, io ero angosciato per lei, capisci? Quindi, allora, quella poverina mi pareva anche triste lei stessa,
ma ci sono quelli che se la prendono alla leggera, no? Allora, quando l'istituzione non incentiva l'innovazione, non innalza il livello cognitivo di prestazione, ma aggiusta, crea enclave di parassitismo. Anzi, meno si lavora per apprendere, meglio si sta. Qual è la compensazione? Prendo poco, ma fatico di meno. Questo non dà soddisfazione psichica, perché poi il risultato di questo è un continuo mugugno. Nella Bibbia c'è quel bellissimo passo della Bibbia in cui Mosè li porta dall'Egitto fuori, no? Dice: devi rispettare la legge, la legge è dura. Allora questi qui hanno nostalgia delle cipolle di Egitto. Allora questa sezione della Bibbia è chiamata il libro delle mormorazioni, cioè Mosè si deve sentire un sacco di mormorazioni in Egitto, no? Se si sentiva Mosè, il povero Renzi. È il libro delle mormorazioni. Allora, se c'è un deficit di automatismo istituzionale, allora a questo punto, tanto più alto il deficit di automatismo internazionale, tanto più deve intervenire il decisore politico. Ma il decisore politico, dinanzi a un immobilismo istituzionale, trova nelle istituzioni i nemici. E come fare? Se imprimi le prime dimensioni di resistenza sono le istituzioni. Come diceva Max Weber, le burocrazie preservano la continuità dello Stato, perché senza le burocrazie non c'è la continuità dello Stato. Però hanno una rendita di posizione che rende difficile l'azione del decisore. Perché lo possa fare dovrebbe avere un consenso vertiginoso, che può essere anche pericoloso, perché qui scatta un livello alto di fiducia, cioè la fiducia del decisore. Perché chi dovrebbe guidare non solo in termini di efficienza, quelle istituzioni abbiamo parlato in termini di, ma in termini di prospettiva, cioè perché il politico non solo deve rendere efficienti le istituzioni, ma deve mettere le istituzioni a servizio di una più ampia inclusione sociale. Quindi non deve soltanto rendere efficiente ciò che c'è, ma allargare lo spazio della fruibilità. E quindi deve avere una grande forza di visione, deve essere innovatore. Si usa dire di avere programma. E i grandi statisti il programma ce l'hanno, tutti, quelli bravi. Solo che il programma che loro hanno per governare non ha niente a che fare del programma che loro enunciano per farsi votare. C'è il modo in cui il politico governa è divergente rispetto agli slogan attraverso cui guadagna consenso. Non è una cosa recente, il meccanismo è molto più antico. Leggo il testo antico, probabilmente in queste parole riconoscete qualcuno che circola, non solo in Italia, nello spazio. Sallustio, nel suo saggio, nel suo libro del Bellum Iurtimum, racconta della guerra dei Romani contro i Giugurta, parla di Lucio Silla. Persuasivo parlatore, calcolatore pronto all'amicizia,
una capacità naturale, incredibilmente acuta, di simulare azioni. Uomo di varie elargizioni, soprattutto di denaro. Ma quelli sono le prebende popolari, ma quelle della gestione del denaro che sono appunto la corruzione. Quindi non è una cosa nuova, recente, no? È storica. Allora ci deve essere un ceto politico che abbia capacità di guida e si trova normalmente in situazioni di grosse difficoltà decisionali. Cosa che per un lato lo indebolisce, ma se gli è concessa troppa potenza, diventa pericoloso. L'appello al popolo.
E quindi non è il consensualismo che nasce dal dibattito pubblico partendo dalle esigenze dei soggetti in vista della loro crescita e del loro incremento, ma è sostanzialmente un accordo al basso per tenere in equilibrio il sistema. Per cui tu hai grandi proclami, dopo 5 anni vedi che praticamente non è cambiato nulla nelle strutture di fondo. Berlusconi voleva fare la rivoluzione liberale, neanche una virgola della rivoluzione liberale. L'unica cosa che ha fatto è l'autorizzazione alla illegalità diffusa. Quello che prima si faceva era da sanzionare, oggi avete il diritto di farlo. Questo va molto al di là di Berlusconi. Anzi, lo precede. Lui indovina un temperamento della nazione. E vince per questo. Indovina un temperamento della nazione. Cioè, non si vince per caso. Beh, ci vuole una forza alternativa e convincente ben diversa. E in senso stretto, dopo il crollo della DC, gli storici scriveranno, perché i numeri sono quelli, no? C'è stato il ventennio fascista, il quarantennio democristiano, il ventennio berlusconiano, e noi siamo ancora lì come mentalità collettiva, perché Renzi è stata una scheggia momentanea in un vuoto, perché se Bersani non avesse perso, lui tornava a fare il sito di Firenze e lì rimaneva. È stata la voragine che ha permesso momentaneamente, no? Ma questo riguarda la sinistra, no? Il rapporto tra Renzi e la sinistra. Ma diverso è il rapporto se tu guardi la sinistra rispetto alla società italiana, e la sinistra nella società italiana non è convincente. Non è convincente per tante ragioni, ma una delle ragioni fondamentali per cui non è convincente, che aveva categorie adeguate per capire gli operai, non ha categorie adeguate per capire i poveri. La sinistra era il partito operaio. La ragione per cui è finita è che gli operai non ci sono più. Ci sono i poveri, ma c'è un altro discorso. C'era un luogo dove li trovava, i leader andavano a parlare dinanzi alle fabbriche. Oggi dove li raccolgo? E quindi è una crisi di un pensiero politico costruito su modelli ottocenteschi e proto-novecenteschi. Quindi come può reggere un partito le cui categorie mentali sono ancora la classe operaia di modello fordista? Cosa può dire un partito dinanzi alla rivoluzione robotica? E a questo punto io non penso tanto ai volti visibili di questi partiti, ma agli staff cognitivi, che non appaiono. Probabilmente ci saranno, perché se non fanno i conti con questi processi, il collasso è totale, ma non solo della sinistra. Allora questo discorso ha abbassato la fiducia dei cittadini, verticalmente. E quindi la fiducia non è più l'affidamento di sé a qualcuno di affidabile, ma è proviamoci con questo.
questo punto non è il rischio della fiducia, ma è semplicemente la scommessa, il gratta e vinci. Agghiacciato. 40%, proviamoci con questo. 27%, proviamoci con questo. Colla, retro pensiero, tanto più o meno si somiglia. E questo non parlo di quelli che non votano. E quindi una crisi di fiducia, perché il meccanismo della democrazia e il sistema della rappresentanza ormai è inadeguato a rendere trasparente la catena delle decisioni. Che era? La catena delle decisioni non è trasparente. Cioè i decisori veri noi non li conosciamo. Non sappiamo neanche il nome. Sicché si crea questa situazione drammatica delle democrazie, non dell'Italia. Io ho portato esempi italiani, ma Trump, per esempio, fa pensare, Putin fa pensare, no? Cioè, tutto sommato i guai nostri sono piccoli, perché noi siamo piccoli. Noi siamo sempre piccoli. Noi non possiamo fare guai grandi perché siamo piccoli. Noi non abbiamo fatto il nazismo perché eravamo incapaci, altrimenti l'avremmo fatto. Noi ci aggiustiamo, che è l'elemento, tutto sommato, brutto ma anche che salva, cioè non abbiamo sino in fondo. E allora in una serie, tu hai questa dimensione fondamentale in cui chi ti persuade, per persuaderti deve evidentemente promettere, illuderti terribilmente. Mentre quando c'erano i grandi partiti, no? Tu convocavi i soggetti ad una causa, chiedendogli perfino il sacrificio. C'era una logica militante, c'era una logica immolatoria, militante si immolava, cioè gli chiedevi il sacrificio come contropartita il miglioramento della società. Oggi, tra l'altro, in una società che è quella dei consumi, no? Tu dai l'offerta di un benefit. Che poi non riesce a soddisfare, non sempre riesce a soddisfare. E nello stesso tempo, alle tue spalle, il ceto politico fa da velo a gruppi di potere con cui si accorda davvero. Allora, abbiamo buttato a mare Marx, troppo presto, ma quando Marx diceva, no, che i parlamenti sono la maschera del capitale, le sue ragioni ce le aveva. Il suo sogno era di far diventare trasparente il Parlamento democratico, anzi di farlo saltare con la rivoluzione. E qui la ragione del fallimento del marxismo, di quello che è venuto. Il potere pubblico come potere trasparente. La statalizzazione cosa voleva dire? Il potere pubblico come potere trasparente. Il risultato è che è diventato un potere discendente satrapico. E questo è diventato l'Unione Sovietica. Perché il ragazzo quello è. E KGB è lì, la scuola è quella là, non c'è una grande scuola di democrazia lì. E allora a questo punto, non per concludere, perché non si può concludere, ma messo carne sul tappeto, molti dossetti nascano. Questo qua è 200 fiori. Nel senso che bisogna accentuare il dibattito pubblico
senza voler diventare parlamentari, senza voler diventare onorevoli, ma per interessarsi del bene pubblico. Perché, per dirla con Spinoza, non si può non dare fiducia, pena l'estenuazione di sé, ma si può dare fiducia soltanto se c'è una generosità disposta a dare. Ed è l'ultima parola, infondere fiducia. Infondere fiducia vuol dire darla dove sembra che non si possa dare. Darla al ragazzo che non riesce a scuola e non giocare quel fallimento come definitivo. Darla al perdente, darla all'emarginato, darla. Allora questo dare fiducia è un dare gratis, è un dare senza domandarsi dell'affidabilità, ma credendo soltanto nella fecondità del bene. Se questo sia cristiano o non cristiano, non lo so, un po' cristiano è. Probabilmente il cristianesimo si è ridotto solo a questo, ma è l'ultima domanda a cui risponderò un'altra volta. Ecco, mi pare che Salvatore Natoli abbia dato fondo veramente a molta della sua qualità e conoscenza, non solo nell'ambito del volume, ma dato che l'ho letto molto bene, tante citazioni sono preziose perché non sono contenute lì, e quindi in realtà mi è davvero piaciuto come è stato condotto questa nostra lezione, e ritengo che possa essere utile, dato che siamo passati da una fase di elaborazione di cosa sia la fiducia, che può apparire, come abbiamo visto, magari più astratta, ma non lo è, a qualcosa di estremamente più concreto, con un fondo di ironia anche legato a cos'è la situazione politica attuale. Ecco, io chiedo a chi vuole intervenire di portarsi su questo ambito di concretezza e di lanciare qualche altra indicazione, provocazione o suggerimento per completare la nostra giornata. Noi prendiamo sempre gruppi di 3 domande. Andrea Vincenzo, ce n'è un terzo, Stefano Buffanti, e poi dopo al prossimo giro là in fondo. Andrea, prego. Uguale, va bene. Se la voce è alta va bene anche da lì, se no va bene anche venire. Alzatevi, prego. Io volevo chiedere a Salvatore Natoli, con riferimento appunto alla parola chiave di stamattina, fiducia, la sua relazione con la sovrastruttura economica, finanziaria, organizzativa dei paesi più avanzati, cioè l'Italia in particolare, ma io direi con riferimento in generale agli Stati Uniti d'America, perché l'asserzione che voglio fare, ed è questa la domanda in maniera magari un pochino ex abrupto, provocatoria, è se sia possibile in questo sistema organizzativo una fiducia reale tra le persone. Perché dico questo? Perché la mia sensazione è quella che anche la fiducia in questo contesto si sia un po' cosificata. In che cosa noi saremmo indotti ad avere fiducia, a portare fiducia? Sulle cose prevalentemente. Cioè le aziende, per esempio, tendono a fidelizzare, no? Si dice, il consumatore. Mentre, questa è la mia sensazione, anche sentendo le cose che sono state dette stamattina, mi sembra che la parola contenga in sé un elemento ontologico pregnante, cioè la parola fiducia ha molto a che vedere, io credo, con la speranza, ma anche oltre alla speranza, proprio perché ripone fiducia nelle persone prevalentemente, non nelle cose.
pensiamo, che ne so, al contadino che ha fiducia che la prossima settimana, che ha speranza che la prossima settimana piova. La fiducia è un'altra cosa, cioè è avere una predisposizione a fidarsi appunto del genere umano. È possibile questa cosa all'interno di quella sovrastruttura che dicevo prima, e anche all'interno di un contesto che i latini definivano homo homini lupus, cioè un contesto dove per natura, diciamo, almeno secondo una certa visione del mondo, le relazioni umane, pur essendo anche permeate dalla fiducia, sono in realtà, come dire, connaturate alla sopraffazione. Di questo fatto ne abbiamo la palmare evidenza andando a scorgere la storia, vedendo di quanti conflitti la storia non è stata segnata nei tempi passati. E allora io dico, è possibile appunto avere fiducia nelle persone in questo contesto dove la fiducia è mercificata, cioè dove anche questo sentimento umano è tradotto in termini di mercificazione. Pensiamo anche ai rapporti fiduciari che si hanno con, tra virgolette, le istituzioni preposte, che possono essere per esempio di tipo bancario, ma possono essere anche le istituzioni rappresentative che dicevamo prima. Questa sensazione, concludo, di sfiducia è secondo me invece generalizzata, perché ora siamo in procinto per esempio di una nuova consultazione elettorale. Probabilmente, non sarò una Cassandra a dire quello che sto dicendo, ci sarà un notevole astensionismo in questa nuova consultazione elettorale. Sicuramente permeato dal fatto che, come ho sentito anche stamattina, la frase ricorrente nell'elettore, o almeno in un certo tipo di elettore, sarà quella: tanto sono tutti uguali. Quindi in quell'asserzione io credo si contenga un elemento di sfiducia generalizzata, che prima che essere di sfiducia nel rappresentante democratico è una sfiducia ontologica, cioè una sfiducia nella persona, nel genere umano, che secondo, diciamo, la mia visione, la mia, diciamo, sensazione, è il prodotto della sovrastruttura che dicevamo prima. Ci hanno provato gli Stati Uniti, per esempio, a cambiare questa modalità interpretativa, mettendo proprio nella Costituzione americana il fatto che la Costituzione americana è diciamo, fondata sulla felicità individuale. I risultati però sono da tutti da verificare. Ci ha provato la Chiesa Cattolica. Ci ha provato la Chiesa Cattolica, e soprattutto in Italia, a mettere al centro l'uomo nelle sue dimensioni di relazione umane, e anche qui però i risultati sono tutti da sperimentare. Chiedo a Salvatore come si possa far ritornare al centro delle relazioni tra gli uomini, in quel contesto lì, delle relazioni vere e non cosificate, quando la sovrastruttura è forse quella che ho tentato di tratteggiare. Grazie. Vincenzo? Sì. Vincenzo Saladino, prego. Vincenzo, lavoro all'Università Cattolica. Volevo complimentarmi con entrambi innanzitutto, perché è davvero interessante l'incontro di oggi. E poi, allora, una considerazione, una domanda. Allora, la considerazione è davvero, dopo l'incontro di oggi, è: vado a votare o non vado a votare? Perché non è il problema per chi voto, ma vado a votare o non vado a votare. E la seconda cosa è la seguente, cioè a proposito del cambiamento, dell'innovazione nel settore pubblico, diciamo, quello che è emerso, mi sembrava che il concetto un po' della persona, del politico, del che pensi di, diciamo così, è quello che è il soggetto che la nostra società attiva come soggetto protagonista del cambiamento, e poi, come ha detto Salvatore puntualmente, questo cambiamento non c'è mai. Basta vedere appunto negli ultimi
anni da Berlusconi e più di recente Renzi, eccetera. Allora la mia domanda è, dato che occorre qualcosa di più consolidato, quindi il problema non sta proprio nell'ambiente culturale, nell'ambiente sociale, la domanda in realtà è sia per Salvatore che per Paolo, ma se vuole anche rispondere Luca, quindi è questo il vero problema, cioè una società troppo postmoderna, come si diceva, una società quindi, ecco, come si trova una risposta alternativa? È possibile costruire una proposta di lungo periodo, quindi non di breve, se sì, come e eventualmente con, su quali punti? Grazie. Io ministro i complimenti di Vincenzo. Riflettevo, lavorando nella pubblica amministrazione ormai da parecchi anni, sulle parole di Salvatore circa i protocolli, no? E io ho constatato, diciamo, in tanti anni una tendenza sia di chi amministra, della burocrazia che amministra, sia del politico che dà gli indirizzi, a concentrarsi sul futuro. Faremo progetti, anche i meccanismi di valutazione sono prevalentemente concentrati su cose extra gestione caratteristica, no? Mentre il cittadino di solito è toccato dalla gestione caratteristica, quindi dalle visite piuttosto che dalle pratiche. La risposta che mi sono dato sul perché questo avviene è che da un lato c'è un meccanismo, chiamiamolo mediatico, che porta a un eccesso di sintesi, a pensare erroneamente che alla gente non interessino i dati, non interessano le analisi. E dall'altro forse fa anche comodo avere una pubblica amministrazione meno preparata, con persone meno preparate e quindi più manipolabili, no? La soluzione potrebbe essere appunto quella di adottare i protocolli e recuperando, diciamo, l'autorevolezza dei dati, che adesso viene messa incredibilmente in discussione, no? Sarebbe bello che ci fosse una condivisione proprio generale da parte della stragrande maggioranza dei partiti politici sul fatto che gli obiettivi vanno comparati con le risorse disponibili, con i risultati, le competenze presenti. Non deve essere solo il curriculum sul sito, ma deve essere dov'è, in quale ufficio è, che cosa fa. Abbiamo avuto una testimonianza autorevole, mi fermo qua, del sociologo di Foggia, che ci raccontava come con 15.000 lavoratori schiavi nei campi a raccogliere pomodori ci fossero 8 ispettori del lavoro, di cui 2 donne, no? E quindi lì, come dire, la dichiarazione di intenti è proprio una dichiarazione di intenti. Ecco, smascherare questo tipo di cose, a mio parere, potrebbe forse favorire una vera riforma. Grazie. Le domande sono importanti e anche vaste. Comunque, Andrea ha ragione quando dice che noi intanto ragioniamo di fiducia in relazione alle cose, e questa non si può in senso stretto definire fiducia. Questo in parte è vero, però c'è un aspetto per cui può definirsi fiducia. La seconda constatazione è invece di analisi della società, cioè in generale, è quella che dice che c'è un crollo della fiducia collettiva. Della fiducia pubblica in particolare. Della fiducia a distanza in particolare. La fiducia pubblica è una fiducia a distanza. Sono gli altri come comunità. Si suppone, certo, che questi altri sono persone con volto, ma non entri in una relazione diretta. Ecco perché in questo caso, per avere fiducia, hai bisogno della mediazione istituzionale. Per avere fiducia in tutti, il mediatore è la fiducia nelle istituzioni, perché è quello il relevo. Allora, sempre le ragioni che abbiamo detto,
la disfunzione delle istituzioni, la debolezza della politica nei confronti della decisione. Ecco, noi abbiamo un qualcosa che per un verso è un bene, per l'altro verso può diventare un rischio esto stesso. Cioè, nel crollo della finanza pubblica c'è stato un incremento, c'è un incremento della fiducia privata. Mettiamola così. La mia fedeltà alle istituzioni, bel lavoro di ogni giorno, eccetera, eccetera, se io lo vivo eticamente, è un atto che genera fiducia. Io sto che il concetto weberiano di Beruf, no? Di professione. In tedesco non bisogna dimenticare che Beruf deriva dal verbo rufen. Cioè, tu quando eroghi in una prestazione rispondi a una chiamata. E quindi c'è una componente fortemente etica, perché noi abbiamo un'idea di responsabilità in termini giuridici, cioè non l'hai fatto ti punisco, responsabilità sanzione, mentre il beruf, la professione, è rispondere ad un bisogno, no? E allora al bisogno di chi? Di chi ha riposto fiducia in te, no? Quindi fare bene il proprio mestiere, no? E generare fiducia. E la cosa interessante, che ci porterebbe molto lontano, è questo nell'uomo etico è gratificante anche se quel lavoro particolare non gli dà soddisfazione. Perché se tu tieni conto che il lavoro particolare che per te è fastidioso, per chi ne fruisce un bene sociale, questa è virtù. Bisogna riprendere queste categorie. Allora, qual è la differenza? Che nel crollo della fiducia pubblica si è incrementata la fiducia privata. Cioè sistemi ristretti di fiducia, dove ci si conosce e ci si può sostenere, dove c'è meno rischio, perché è più facile individuare l'affidabilità. Di questo tipo di fiducia ne abbiamo una patologica. Avere fiducia dei propri, con un concetto fortemente familistico. Avere fiducia di chi è vicino, perché sai che ti difende in ogni caso e ti difende anche se fai nefandezze. Quindi si scatena un fenomeno di fiducia familistica perversa che è fiducia contro, è autodifensiva. Cioè tu hai fiducia nei tuoi, che poi vuol dire nella tua banda. Quindi questa crescita esponenziale di fiducia, l'effetto è che rompe ancora di più la fiducia fiore. L'altro tipo di fiducia è la fiducia generosa. Cioè, a fronte di un deficit di fiducia, tu crei fiducia attraverso azioni fiduciose. Il volontariato, nella sua forma grande, è questo. Il volontariato è desta fiducia perché si fa carico del bisogno sociale e se lo fa per generosità. Perché io ho scritto l'altro libro, Perseveranza, la speranza è vana se non c'è la perseveranza, perché la perseveranza è il laboratorio concreto della speranza. Cioè tu la speranza la nutri facendo le cose nel qui e ora del tuo impegno, e allora lì ti accorgi se cresci o meno, perché la speranza è un sentimento, non è una virtù. È virtù solo teorale, ma dal punto di vista antropologico, in Aristotele, nel catalogo delle virtù, non c'è la speranza. Speranza è teorale. C'è la perseveranza invece. E allora questo immette fiducia. Allora noi abbiamo una società purtroppo dove c'è un crollo di fiducia, ma bisogna anche dire che proprio a compensazione di questo
trovi esperienze più o meno grandi di soggetti che danno fiducia perché si, casomai si prendono in carico dei più deboli, quindi la infondono, no? Quindi, per cui se io la guardo in questa prospettiva, pur con tutti gli elementi negativi di pericolo, vedo anche che per natura, ecco, io sono ottimista, la natura, sono ippocratico, la natura produce la sua sanità, la vis sanatrix naturae, la natura si sa curare, quindi a fronte del crollo di fiducia tu vedi altri fenomeni che poi essi stessi possono essere sospetti, ma, però in ogni caso c'è una dimensione di spontaneità sociale, questo ce l'abbiamo. Non bisogna farne un'apologia molte volte retorica, ma c'è, molte volte si parla di, se c'è un argomento dove si parla in modo retorico è vergognoso, è il volontariato. Quando non c'è niente da dire, c'è, però non bisogna negare che esistono questi movimenti. Quindi a fronte di una fiducia pubblica e nelle istituzioni che ecco, a questo punto quello che dovrebbe nascere, e nelle grandi militanze, eccetera, e adesso è un po' più difficile, è pensare la politica nei termini in cui ne parlava Paolo VI, cioè una pratica della carità, un dare senza pretendere. Normalmente chi entra in politica non entra per dare senza pretendere, a parte quella situazione sana di cui parlavo io, entra per ambizione ma poi il risultato è benefico. Ecco, magari fosse così. Poi per quanto riguarda le cose, tu puoi avere, mi raccordo quello che ho detto prima, tu puoi avere un rapporto di servizio, cioè compri un oggetto, hai fiducia perché quello ti garantisce. E poi la cosa finisce lì. Ma in questo c'è anche un comportamento più fine, perché molte volte noi possiamo vivere la vita ordinaria con una profondità che non immaginiamo. Tu dai un prodotto che è buono, lo presenti, fidelizzi, sulla base della cosa o dell'interesse. Ma c'era un bellissimo frammento di Epicuro dove diceva questo: l'amicizia non deve essere disinteressata. Ma perché non deve essere disinteressata? Non perché tu sei interessato a qualcosa, cioè un bene specifico, ma perché se tu non fossi persuaso che nel bisogno qualcuno non ti aiuta, non è che verrebbe meno il bene, ma verrebbe meno la fiducia in lui. Cioè non sei interessato per il contenuto, ma non puoi non essere interessato, perché se non sei interessato supponi che nella necessità lui non ti aiuterebbe e allora perderesti la fiducia. Quindi anche in un bene materiale, non è il bene materiale ma è l'affidabilità del soggetto, che nella sua piccola pratica di cristiano è affidabile perché si prende carico del tuo bisogno. Quindi ci possono essere virtù interstiziali anche nelle cose correnti. Se tu invece fidelizzi e per fidelizzare alzi il valore del prodotto, lo inganni, lo sopravvaluti e sviluppi elementi di seduzione come Silla, e allora a questo punto questo è fake news, questo è inganno. Uno degli elementi fondamentali di cui non ho parlato oggi ma nel libro c'è, e che centrale la fiducia è la persuasione. Il verbo greco è peito, e la persuasione può voler
seduzione attraverso l'illusione, ma persuasione vuol dire portare buoni argomenti per convincere l'altro che la posizione è giusta. Quindi, a questo doppio. E poi nella fede c'è di nuovo il peito, ma lì ne abbiamo parlato, ne accendiamo. Nella fede ciò che convince è il paradosso della promessa. Ti prometto la vita eterna, ti prometto qualcosa che è impossibile agli uomini, per tu e una, o ci credi o non ci credi, o fai il salto o ti ritiri. Ma perché lo fai? Perché la promessa è talmente accattivante, come dice Pascal, che vale anche la pena farlo. Ecco, siamo in un'altra dimensione, quella ultima a cui accennavo. Dunque, per quanto riguarda Vincenzo, il discorso che tu fai, io l'ho accennato, tentando una soluzione, con la introduzione, potenziamento per quanto è possibile del dibattito pubblico. Perché soltanto nel dibattito pubblico tu puoi portare allo scoperto e con difficoltà, ma puoi portare allo scoperto il fine della tua attività, il bersaglio, la meta. Chiamiamo l'interesse generale, ma l'interesse generale, la caratteristica dell'interesse generale è che, essendo noi entità storiche, non esiste un interesse generale astratto dal contesto particolare. Cioè, in questa emergenza, qual è l'interesse generale? Qual è la priorità da perseguire? Quali sono gli strumenti e le tecniche per poterci arrivare? Questo è un discorso fattibile. E non è detto che le proposte siano tutte rigorosamente convincenti. Molte volte tu devi fare una media. Ci proviamo, è un tentativo, ma questo suppone un grande dibattito pubblico. Allora qui si definisce il programma in base al campo di interessi, cioè quale parte di società tu vuoi privilegiare. Perché la conoscenza non è neutra. È neutra come conoscenza, ma nella sua effettività dipende dal campo di impiego in cui tu operi. Con la fisica puoi andare su Marte, con la fisica puoi distruggere il mondo. Le leggi sono uguali. La finalizzazione è diversa. Allora, la dimensione competente, scientifica, in quale contesto, per quale contesto, per quale area sociale? Allora qui si apre un conflitto e devi trovare certamente una mediazione, perché diventa un conflitto di forze. Allora qui fai la tua battaglia e chiami a questa battaglia tutti. Ma esiste un agorà pubblico dove questo si possa fare? Ecco, questo è il problema, vero. Però, come si diceva quando è arrivato quello che ha parlato delle fake news, paradossalmente la stessa rete, l'agorà pubblico, può diventare, per molti aspetti, anche un elemento dove puoi attivare questo. Sarà una voce trattante, ma non puoi disattivare la rete. Devi operare nella rete contro e quindi crearti una competenza sia nel merito che nelle tecniche per poter fare circolare questo discorso. Quindi anche in questo caso la situazione non è risolta, ma non è neanche bloccata. E quindi la società, io direi che in alcune parti della società, il mio è sempre un ottimismo tragico, anche su questo, per esempio ci sono delle campagne informative che sono utili,
Cioè, non è vero che la società sia in uno stato di radicale passività, come dibattito pubblico. Questo non influisce col voto, perché la caratteristica, come dicevo all'inizio, del dibattito pubblico, gli effetti dipendono dal lungo periodo. Quindi cambierà possibilmente il modo di votare tra un po' di tempo, ma puntualmente il voto è isolato. E quindi ci sono persone che hanno maturato già prima la capacità di valutazione di cognizione e quindi votano meno. Ci sono quelli che invece votano sulla dimensione del sentimento. Io sono convinto che le astensioni saranno molto minori di quello che si dice. Perché alla fine, con l'idea di entrare in gioco, ognuno farà la sua piccola scommessa. Il suo grande Vinci se lo compra. Quindi noi arriveremo intorno al 70%, forse anche di più, negli ultimi giorni, non c'è niente, proviamoci. Quindi è chiaro. Allora, siccome c'è questo gap tra il voto e la decisione, poi i decisori prenderanno decisioni in base alle necessità delle emergenze e non in base a un voto che è stato estorto sulla base della persuasione sentimentale o dei sentimenti. Cioè, le campagne elettorali, ormai non si sa, sono fondamentalmente delle grandi campagne sentimentali, ma come sfrullamento dei sentimenti soggettivi, perché anche il Partito Comunista, il Sol dell'Avvenire, è un sentimento, ma è un grande sentimento massimo. Oggi tu per acquistare voti devi sfrullare i sentimenti particolari, e quindi le singole rabbie, le singole ribellioni, di fatto che cos'è, no? Movimento 5 Stelle, la novità, è sostanzialmente un insieme di bili, fegati marci. Allora, in una società in difficoltà, tutti gli incazzati, poi nella società italiana in particolare, che ha una società civile debole, la risposta non è mai in termini di società civile, ma nella maggior parte dei casi in termini di rabbia. Anche Berlusconi vinse contro i partiti, lo siete ricordato. Voleva fare Di Pietro ministro. Questo gioco dentro fuori è una cosa molto, molto antica. E nel momento in cui i partiti hanno perso la capacità di rappresentanza, questo sfulgamento dei sentimenti minimi o bassi, però quando sei lì, in questa campagna elettorale questo appare in un modo evidente, quasi banale, cioè questa legge elettorale ti ha mostrato come di fatto voteranno, ma quello che si farà sarà indipendente dal voto. È un'analisi, no? Normalmente non lo si sa, si fa sempre diverso da come voti. In questo caso è evidente che farai diverso da come voti. Quindi siamo arrivati al punto in cui anche queste carte sono state scoperte. Forse è un vantaggio, mi sa. Per quanto riguarda Stefano, fondamentalmente sono d'accordo, nel senso che molte volte si fanno, diciamo, programmi progettuali, ma non si prende nella giusta considerazione l'indicatore di delusione. Te la metto così, ma tu che sei in questo ambiente, l'indicatore di delusione non lo si prende sul serio, perché se tu lo prendessi sul serio dovresti cambiare sul serio. Allora ti crei l'alibi laista, facciamo un programma più grande, che è un modo per sorvolare la delusione e darti l'idea che fai una trasformazione. Invece è sul pezzo che devi lavorare. Quindi meglio piccoli aggiustamenti che vari programmi. Anzi, le grandi organizzazioni lo fanno costantemente, automaticamente. Hanno degli indicatori che cambiano. Come gli indicatori della temperatura in base all'esterno, no? Una struttura efficiente dovrebbe avere questa capacità.
Aggiungo solo una cosa velocissima, visto che Vincenzo mi ha provocato. E il cambiamento, io ritengo che veramente i tanti piccoli luoghi di discussione siano fondamentali, e immagino che questo sia il collante vero di una democrazia sostanziale, non solo formale. C'è un punto fondamentale però, che, su cui ho sentito la provocazione: come faccio io a rispondere a una cultura che è impermeabile come quella contemporanea al fatto di riuscire a trovare una direzione? No, bisogna dargliela. Cioè, esiste una cultura, una parte della cultura che può vantare una forma di non neutralità, ma di complessità sufficiente per poter essere un punto direzionante, ed è una cultura di tipo metodologico. Guardate che stiamo andando in questa direzione del cambiamento. I big data, per esempio, di cui si sente parlare, significa già raccogliere i dati scovando quelle che sono le priorità di azione per poter andare in una certa direzione. I motori di raccomandazione delle televisioni, per esempio, fanno queste cose qua, dei programmi Netflix, ne avrete sentito parlare, qualcuno di voi sarà anche abbonato. Vuol dire che il cambio di paradigma e di modello che avremo in futuro, e in questo ve lo do come un'assicurazione, questa cosa si succederà, sarà quello che i dibattiti, per poter guadagnare di credibilità, per poter trovare una direzione, dovranno trovare un metodo, una nuova forma di universalizzazione. Cioè, ci sarà un modello culturale nuovo che verrà e che potrà, grazie al fatto che la rete ha contribuito a questo, contribuirà a fornire un nuovo senso delle priorità, un ordine nuovo delle discipline, una combinazione tra efficienza e capacità delle culture per arrivare ad una definizione di quali sono le migliori soluzioni in cui saranno più partecipi i cittadini. Era quello di cui discutevamo nel tema dell'immigrazione. Io devo sapere qual è la tua realizzazione se voglio dare senso al fatto che tu vieni qua. E questo sarà poi il modello di cambiamento anche della forma politica su cui si giocherà la credibilità delle classi future, non quelle di quelle di adesso, che sono condizionate da una visione postmoderna di breve periodo, di sentimentalismo di cui ha parlato Salvatore Mattoli, di facciata, di brand, di copertura della comunicazione, ma qualcosa che sarà più di natura sostanziale. Questo è il futuro che dobbiamo progettare oggi, e i 100.000 dibattiti contro i 100.000 fiori e scuole e visioni che richiamano un'idea di Mao quasi della diffusione culturale di cui poc'anzi faceva riferimento Salvatore Mattoli, saranno utili se avranno questo collante universale, altrimenti finiranno nel nulla e avremo un lungo, non medioevo, dovrei dire un lungo baratro di barbarie da colmare nel corso del tempo, cui non solo i vostri figli, ma perfino i miei avranno da riferire e da guardarci male. E io non credo in questo, siamo sempre sulle spalle dei giganti. Rispondo anche io brevemente a Vincenzo, perché in realtà questa lezione è la sesta, per noi è quella in cui scolliniamo, cioè esaurita una consistente pars destruens delle lezioni precedenti, adesso cominciamo a interrogarci sul che fare. Preso come punto buono quello che ha detto appena Paolo, perché sicuramente poi nella organizzazione collettiva del che fare c'è da ricercare delle linee guida nuove che rispecchino meglio quello che siamo oggi come società, quello che è il mondo oggi. Io torno un attimo però sul livello individuale, perché diciamo che c'è anche questa dimensione non organizzata, informale. Io sono un giurista un po' atipico, nel senso che non amo molto le regole in quanto tali, e quando io penso a quella generosità di cui parlava Salvatore, io penso a una persona, che è la persona intorno alla quale ci siamo ritrovati tutti qui, Giovanni Bianchi, che era forse, per me è stato uno dei massimi esempi di come si possa dare fiducia anche a una persona che sta apparentemente fallendo o che ha fatto qualche errore, senza pretendere di avere immediatamente in cambio la garanzia. Questa è una deviazione della nostra società, deviazione in senso privatistico,
Cioè noi consideriamo i nostri rapporti come se fossero dei contratti. Ma tutto quello che facciamo in realtà non è così. Questo i giuristi lo sanno. Quando io faccio un accordo con una persona, quando io scrivo un contratto, non lo faccio avendo già ben presenti quali sono tutte le possibili garanzie che ho perché quello adempia al contratto. Se io dovessi essere talmente tanto informato da sapere esattamente che qualunque cosa, qualunque evenienza possibile, sono tantissime, io so già come sarò tutelato, io non farei mai niente. Non si farebbero accordi, non si farebbero contratti. Se io non avessi la certezza assoluta che quel bene lì mi verrà consegnato in quel momento, che non avrà difetti, e sapere anche in anticipo come verrò risarcito, da chi, entro quanto e cosa potrò fare se non sarò risarcito entro quel tempo, è una spirale che tende ad aumentare la diffidenza, per tornare al tema di oggi. E allora invece i nostri comportamenti sono fortemente informali, anche quando facciamo degli accordi. I latini questo lo sapevano, per tornare al discorso di oggi, e una delle massime che mi sta più a cuore, diciamo, del diritto è proprio quella per cui i patti sono, non sono da rispettare, sono da servire. Patta sunt servanda, i latini non dicevano sono da osservare, sono da servire. Io eseguo il patto, lo onoro. Non lo rispetto in quanto ci sarà una sanzione. Allora, anche nella vita politica, nella vita di tutti i giorni, uscire da questa retorica della sanzione. Se tu non fai così, se non rispetti il programma elettorale, allora tu sarai. Allora, no, bisogna uscire. Quindi nel che fare, nel come poter invertire questa logica, forse c'è proprio questo, arrivo al punto finale di Salvatore, dare noi per primi la fiducia in tutto quello che facciamo. Poi ci sarà, e questo rientra nella categoria del rischio, anche nel diritto civile rientra nella categoria del rischio, ci sarà un margine, 5-10%, in cui il nostro rischio purtroppo andrà incontro al danno. E va bene, pagheremo il danno, ma se fosse possibile quantificare in qualche modo, scopriremo che il danno che riceviamo dal non dare, dal non correre il rischio, è sempre maggiore rispetto a quello che affrontiamo quando il rischio poi si verifica. E allora i comportamenti generativi, i comportamenti produttivi in campo sociale, in campo politico, sono gli unici, per dare un'indicazione che ci rilanciamo, un'indicazione sul futuro, gli unici che dovrebbero essere approvati in campo politico, perché l'unità guida è quella che sa guidare, sa dare un esempio e sa dire io forse ho quella che per te può essere una soluzione, genero qualcosa. Una sola cosa per concludere, ma che mi è sfuggita visto che le tematiche erano tante, ma è molto importante, e è data dal fatto che una delle condizioni per concedere fiducia e non per infondere, perché l'infondere fiducia ha questo motore della generosità, ma anche per concedere fiducia, una delle predisposizioni mentali e psichiche è avere fiducia in se stessi. La fiducia in se stessi è una condizione necessaria per dare fiducia. Perché la fiducia in se stessi vuol dire la capacità di sapere reggere al dolore della delusione. Nella persuasione che questo dolore non mi ucciderà. Cioè dire un senso della propria fortezza. Il che vuol dire che se sono forte posso ripartire. La fiducia in se stessi, ho le risorse per sopportare il danno. Perché mi sono abituato alla durezza. Per usare un'espressione dantesca, ed ei s'ascose nella fiamma che lo affina.
quanto riguarda il mondo, diciamo, occidentale, le, per esempio, le recenti elezioni americane, la politica negli Stati Uniti d'America sta diventando un reality show. Quello, diciamo, quello che si emerge più, diciamo, quasi dalla politica americana è come se è vestita Melania Trump, che quali sono, diciamo, i progetti di politica estera che ha anche il presidente Donald Trump. Ma è anche, diciamo, un problema che emerge nel paragone con gli altri, a mio avviso. Abbiamo imparato negli anni passati che la democrazia non può essere esportata, con l'Iraq, l'Afghanistan, cioè il mondo musulmano ha dimostrato che la democrazia non è un modello perfetto che non porterà alla fine della storia. Quindi secondo me questo è un elemento. Altro elemento è la sfida dei nuovi popoli che stanno emergendo, la Cina. La Cina non è una democrazia, eppure la Cina sta progettando questo progetto della nuova via della seta, che è un progetto, diciamo, epocale, e noi, l'Italia, come democrazia, non siamo riusciti a fare neanche un ponte, lo Stato di Messina. Anche questo è un problema che a mio avviso emerge. E poi un problema di rappresentanza, nel senso, un centro di rappresentanza. Al giorno d'oggi, forse la rappresentanza, dal mio punto di vista, si sta trasferendo a quello che forse è considerato il consumismo, è tutto quello che gira intorno al consumismo, media, internet, eccetera. Ovvero, forse oggi la gente si sente più rappresentata da queste cose che dalla politica. Almeno è questa, diciamo, la mia percezione. Volevo, diciamo, un'analisi su questo. Non so se questo è una conseguenza o una causa, nel senso che la mala politica ha portato al trasferimento del centro, diciamo, nel consumismo, oppure il contrario. Dico questo. Dunque, io una domanda a grappolo, però sulle cose che possiamo rispondere. Partiamo dall'ultima, che è quella più direttamente connessa con la questione della democrazia. Dunque, in una società così come l'abbiamo descritta oggi, dove i rapporti di fiducia, la fiducia pubblica, per un verso è calata, per l'altro proprio perché è calata, ha creato altre forme di aggregazione, quindi questo è l'aspetto che ci dice, no, vista nate nature, cioè la società si sana in qualche modo, quindi nonostante i danni ci sono dei centri, no? Quelle che si dice le minoranze attive, quello per usare un'immagine biblica, il resto di Israele, no? Cioè, quando c'è la dispersione c'è sempre un resto. Modello biblico è il modello del resto. Noè salva un resto che continua la specie. Dopo l'esilio c'è un resto. Quindi questa idea giudaica del resto corrisponde al fatto che la società esprime sempre. Detto questo, le disfunzioni sono pesanti, i resti molte volte la patiscono dura, però. E le piccole le smarite spontanee. Però anche dice il pastore, dice. E cosa resta della democrazia? Perché il modello democratico tutto sommato ancora ha una sua giustificazione e una sua utilità? Perché ci deve essere una finzione di legittimità. Cioè dire, nessun potere potrebbe essere accettato se tu non lo ritenessi legittimo. Diventeresti costantemente ribelle. Questo vorrebbe dire che entreresti in una situazione di guerra civile. Quindi hai bisogno di un meccanismo, per quanto immaginario, che ti dia una finzione di legittimità. C'è tutto sommato un potere pubblico a cui posso fare riferimento. Quanto sia la sua forza, quanto decida, però c'è questo. Nel senso che ci possono essere situazioni in cui non hai altre vie di uscita e allora ti appelli a questo potere. Guardiamo Trump da questo punto di vista. Senza considerare le conseguenze, cioè perché ha vinto?
perché negli Stati Uniti, per tutta una serie di ragioni, era cresciuto un grande tasso di delusione. La deindustrializzazione, la crescita di povertà, le periferie urbane, la provincia americana, gente senza lavoro. L'appello alla politica come l'unico luogo a cui pubblicamente tu puoi fare ricorso per farti valere, no? Questo è diventato importante. E che cosa ha prodotto? Ha prodotto un antitrumpismo. Quindi, indipendentemente dal fatto che Trump sia intelligente, cretino, eccetera, eccetera, quello che bisogna guardare è l'aspetto sistemico. Cioè, perché ci vuole una finzione di legittimità? Perché ci deve essere una fonte di potere a cui tu ti riferisci quando vuoi cambiare come cittadino. Poi quello vince, non è all'altezza, ma questo genera un antitrumpismo, quindi riattiva la società. Da questo punto di vista, con tutti i deficit di rappresentanza nel merito, la finzione di legittimità è necessaria perché è l'unica modalità attraverso cui tu puoi rivolgerti, appellarti a qualcuno che faccia valere la tua volontà. Poi cercheranno di innescarla, eccetera. Questo è un elemento importante. Per cui la democrazia, per quanto il meccanismo della rappresentanza, della trasparenza non funzioni, è una funzione di legittimità che permette l'unità di un corpo sociale. Hai necessità di riferirti a un decisore, perché altrimenti, e più sono differenziate, discontinue, disgregate le decisioni, più tu hai distanza del decisore, che poi si spacca di nuovo, però questo è un elemento che attiva la politica, la verticalità che ha un effetto di rimbalzo. Questa è la fisiologia delle democrazie. Quando tu hai invece un tiranno, allora cambia tutto, nel senso che quando vince mette tutti in galera, Erdogan, Putin. Poi si apre l'altro discorso che facevi tu, ma ci porterebbe molto lontano. È necessaria la democrazia per efficientizzare un sistema? O forse un sistema riesce ad attingere livelli più alti di efficienza e di prestazione economica se non ha la democrazia che lo rallenta? E questa è la teoria facile. Quindi non sempre le democrazie sono funzionali al benessere dei cittadini come benessere sistema di vita, economica, crescita del PIL. Allora cosa facciamo? La Cina è interessante perché la Cina è qualcosa che nella storia non c'è mai esistito, che non è mai esistito, è un comunismo capitalista. Una generazione più, è un generico capitalista ed è un sistema verticale che ha prodotto crescita economica con controfinalità che nasceranno anche lì. È partita da poco la Cina, è cresciuta molto perché era a grado zero, adesso comincerà a rallentare anche lei. Grazie. Direi che abbiamo affrontato in maniera abbastanza ampia questo tema e io vi ringrazio ancora per essere venuti e vi ricordo un paio di cose. La prima è la prossima lezione, sabato 3 marzo, parleremo di tutte le opere di Don Lorenzo Milani, cioè parlerà Federico Rozzi, che è uno dei massimi studiosi di Don Milani. La seconda cosa, vi ricordo, la settimana aperta.
siamo aperti, contattateci a qualunque tipo di osservazione, sia sul nostro lavoro che sulle questioni di più stringente pertinenza politica e sociale. Fateci qualunque tipo di osservazione, noi cercheremo di fare le nostre e poi avremo modo di discutere insieme. Grazie ancora a tutti veramente e buon fine settimana. Grazie.